Ciao a tutti ragazzuoli, sono Pedro del Tank e questo è un nuovissimo video che faccio. Questa volta siamo su Fortnite Battle Royale con il nuovo evento che è uscito oggi. Voi non so quando state vedendo questo video, però comunque è uscito in questo giorno, che si chiama Guanto dell'Infinito, che parla del crossplay tra Infinity War e Fortnite, con Thanos che sarà il principale protagonista di questa cosa. Avete visto la schermata, spero che abbiate fatto in tempo a leggere qualcosa, nel caso tornate indietro e guardatelo. Lagga, la cosa mi snerva un sacco, mamma mia, se lagga, non posso fare un video se lagga, non credete? Comunque, ragazzi, io vi dico che questo video lo faccio apposta molto veloce per farvelo vedere in tempo e innanzitutto vediamo come si parte. C'è già la safe, dove andare? In questo punto arriverà il guanto che dovrei prendere per diventare Thanos. Un giocatore diventerà Thanos. Quindi noi scendiamo adesso magari qua, nelle case che ci sono qua. Così cerchiamo di lottare qualcosa. Perché vi ricordo che non solo Thanos è il nostro nemico, ma anche gli altri avversari. Praticamente è come una partita di Fortnite normale, perché vince chi rimane per ultimo. E l'obiettivo è quello di essere Thanos. Poi non è detto che quello che rimane per ultimo è Thanos, eh? Però quando uccidi Thanos tu prendi il suo guanto, la sua abilità, e allora lo diventi tu. Quindi adesso cerchiamo di lottare velocemente queste casette qua, di prenderci qualche arma decente. Se lagga, vi giuro che io sclero. Sclero perché è una cosa il lag è proprio una cosa che non tollero. Prendiamo anche un po' di legna. È impossibile eseguire ora cosa? Mannaggia, non mi chiede dalla miseria. Apri questa porta. Ok. Come quello che avete sentito è il rumore dovuto all'arrivo di Thanos. Un fortino portatile. Che sta arrivando qua in città. E qualcuno può già prenderlo. Lo capirete quando qualcuno lo prende, perché a parte che ve lo dico, ma poi dopo appare la sua vita in mezzo al nostro schermo. Questo è Thanos. Ecco. Qualcuno ha preso le sembianze del nostro eroe, del nostro cattivo, in realtà del film che tutti hanno visto, penso. Io no, io non ho visto Infinity War. Già, a me piacciono gli Avengers, sinceramente, però questo film non ho ancora fatto in tempo a vederlo, forse perché non andrò a vederlo al cinema. Però sa di fatto che non l'ho ancora visto. Molti sono subito precipitati nelle sale a vederlo, io non sono stato uno di quelli, però comunque ho saputo che a alcuni è piaciuto, ha fatto scalpore, non lo so. Però al di là di questo evento è interessante perché è qualcosa di diverso. Ovviamente io vi dico, visto che ci ho già giocato un'altra volta, che a me non fa impazzire. E vi dico già perché. Perché è molto caotico. È come 50 contro 50, che la safe è già definita, quindi tutta la gente scende praticamente nello stesso posto. Oh, bello questo. Scende praticamente nello stesso posto e di conseguenza c'è molto rischio di fare dei gunfight multipli, con la gente che ti spara da tutte le parti, che non ti proteggi. Poi perdi un po' il significato della partita con il fatto che devi cercare di sfidare Thanos o comunque che Thanos venga a ucciderti, perché magari non ti fai materiali, non vai, che so, alla ricerca di un certo tipo di arma, eccetera, eccetera. Comunque io bevo questo per avere subito un po' di scudo, perché non si sa mai dopo. Prendiamo qua, magari c'è... Oh, c'è qualcosa di interessante? Assolutamente sì. Non so cosa lasciare giù, però per prendere lanciagranate. Boh, non lascio giù niente. Cerchiamo di non laggare. Può servire lanciagranate, ma visto che Thanos salta un sacco, e lo vedrete anche voi, adesso magari andiamo vicino a lui, dov'è? Da tutt'altra parte della mappa, va bene. Non so neanche andare a prendere munizioni, perché come vi avevo detto, si perde un po' tutto quello che è la partita di Fortnite in sé, che a me piace tantissimo. Però, vabbè, intanto adesso andiamo a vedere di che cosa si tratta. Qua c'è stata gente, assolutamente. Mi stupirei del contrario, perché non so per quale motivo, soprattutto in questo periodo, un botto di gente. Ma che cavolo. Se dovessi fare un gunfight sarei già morto. Ok, intanto quello è morto.
senza troppi complimenti, insomma. Andiamo a vedere se è qualcosa di interessante per noi. Degli scudini. Uno scudino. Fammelo bere. Fammelo bere, mannaggia te. Ok, allora. Vediamo se un pochino ci siamo avvicinati a lui. No. Lì in basso, lo vedete, era corso sul mercio. Sì, però stai calma, eh. Ah, mi sa che qualcuno ha ucciso il Thanos di prima. Perché di solito lo dice quando succede questo. E al di là del lag, che mi spiace, ma il video devo farvelo assolutamente oggi per portarvelo prontamente in questi giorni. Però al di là del lag, vi dico che Thanos può saltare, dare un pugno in terra, tipo. E che altro? Può dare tipo un'onda, adesso non ho mica capito, più che altro perché l'ho visto solo poche volte da vicino. E quella volta che l'ho visto mi ha ammazzato, quindi adesso possiamo andare a vedere che cosa fa, cosa fa. Poi, sinceramente, non avendo visto Infinity War, non so che poteri abbia anche nel film Thanos. Non c'è un tizio là. Lag. Maledetto lag. Rubo lo scar. Sono morto. No, ok, ce l'ho fatta uccidere. Scusatemi queste interruzioni pubblicitarie, chiamiamole così. Ok, questo me lo prendo io. Questi me li chiappo veloci. Mi faccio subito questi due scudi qua, così almeno poi mi faccio il medikit. Scusatemi, ma la gente è inevitabile incontrarla. C'è poco da fare. Penso che anche lui, se sta fuori dalla safe, muoia. Questo non ne sono sicuro, però lo penso. Adesso vediamo dov'è. È fuori dalla safe. Cioè, è fuori da quella che sarà poi la safe. Dopo avete visto che colpo di lag. Mi spiace davvero. Mi spiace questa cosa qua. C'è gente là. Non so se andarla a challengeare, visto come mi sta laggando il gioco in questo momento. No, lì c'è un trampolo. Vediamo un po'. Non mi sembra di vedere più la gente. Ah, Thanos sta venendo qua, Thanos. Adesso lo potremo vedere, forse. Forse è là. Allora, quello è un tizio. Oh, che velocità. Sono caduto. Non so dov'è il tizio. Non so se resisto davvero a un altro gunshot. Perché lago. Oh. Eccolo qua, eccolo là, Thanos. Aspettate che mi nascondo un secondo. Che palle. Fammi nascondere. È qua a sinistra. Vorrei evitare di morire. Eccolo là, lo vedete? Ok. Adesso non so dove è andato. Sto laggando ancora. Non so dove è andato il tizio che ho sparato prima, sinceramente. Non è da questa parte. Mi servirebbe un lanciarazzi, non un lanciagranate. Un lanciarazzi. Vabbè, adesso. Comunque. Ah, è morto. È morto Thanos. E l'ha preso qualcun altro? No, sta trasportando la maschera. Ok, qualcuno mi challenge e io muoio adesso perché mi lagga un sacco. Dovrei capire dov'è. Eccolo là. Sono morto. Gesù bambino.
Mi spiace ragazzi, questo lag è ingiocabile. Comunque, io vi ho fatto vedere un po' di cosa si tratta questo nostro nuovo evento. Ma vai a cagare, Daniele TM, vai a cagare. Perché. Mi spiace. Comunque, lui ha il lanciarazzi. E quindi questo è buono. Vediamo, mi fa andare a boss successivo. Eccolo qua il nostro Thanos. Vediamo un po' cosa può fare, così lo vedete e avete anche voi un'idea. Può saltare, come potete vedere, e tirare questo pugno che distrugge le cose. Lui saltando vede le persone perché il suo obiettivo è quello di ucciderli tutti, ne ha già uccisi tre. E poi lancia questo raggio, questo raggio qua, che distrugge anch'esso le cose. Quindi vediamo se riesce. Non mi sembra molto bravo a sfruttare la sua potenza, questo tizio qua. Però, sì, no, questo crepa, esatto. Questo Thanos crepa, vediamo. Questa è appunto la mano, il braccio, che ti permette di diventare Thanos. Molto, molto interessante. Comunque, ragazzi, io guardando questa immagine vi ringrazio tanto per la visione. Vi invito a cliccare mi piace se il video vi è piaciuto e iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Vi auguro una buona continuazione. Fatemi sapere se vi piace questo evento e ciao ciao belli, ciao ciao. Yeah.